ai sintomi riconducibili al vaiolo delle scimmie dopo aver avuto rapporti sessuali durante una vacanza all'estero con un soggetto risultato poi positivo e che attualmente si trova in isolamento. È successo ad un giovane gelese che, dopo aver accusato i primi malesseri, si è rivolto al medico curante, che lo ha indirizzato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele. Proprio nei giorni scorsi all'ospedale San Marco di Catania era stato ricoverato un uomo positivo al vaiolo che aveva trascorso le vacanze nello stesso luogo in cui si è recato il paziente gelese, che al momento si trova in isolamento volontario a casa in attesa dell'esito dei test effettuati ieri sera dopo un paio di giorni di attesa. Sono venuto dall'estero che sono stato a contatto con una persona che è risultata positiva al vaiolo delle scimmie e mi ha detto di farmi il test. Io speravo che non mi succedeva nulla, ma dopo pochi giorni sono venuto a Gela e mi sveglio con la febbre a 40, dei linfonodi molto ingrossati che mi facevano molto male, con tutti i sintomi del vaiolo delle scimmie. Quindi avevo bisogno di fare il test. Al momento i test diagnostici per rilevare il vaiolo delle scimmie si effettuano solo a Palermo, dove l'Istituto Superiore della Sanità ha individuato uno dei centri epidemiologici per lo screening. Ieri in serata il giovane è stato raggiunto dai medici del reparto di malattie infettive del Vittorio Emanuele, che hanno effettuato tutti i prelievi necessari e hanno inviato le provette a Palermo, da dove dovrebbero arrivare risposte nelle prossime ore. Siamo intervenuti, l'abbiamo monitorato, abbiamo fatto il tampone, chiaramente non avendo lui le lesioni cutanee abbiamo fatto un tampone nasale orofaringeo proprio per rafforzare il materiale e lo abbiamo inviato all'Istituto di Igiene del Policlinico di Palermo, Giaccone, diretto dal professore Vitale, Francesco Vitale, che in questo momento è l'unico laboratorio individuato dall'Istituto Superiore di Sanità per effettuare la rilevazione del test. L'esito dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore, ma il paziente è monitorato telefonicamente. Appena arriveranno i risultati, si deciderà se procedere al ricovero. Le terapie esistono degli antivirali, esistono delle terapie antibiotiche se si dovessero sviluppare delle infezioni, perché il problema è le infezioni cutanee legate alle lesioni cutanee che questo vaiolo può determinare. Quindi la terapia ce l'abbiamo, i pazienti sono monitorati e la mortalità è molto limitata in questi casi. La dottoressa Pace intanto invita la popolazione a non allarmarsi. Il contagio può avvenire solo con contatti molto ravvicinati. I contagi avvengono in modo molto ravvicinato con soggetti che in quel momento devono avere la patologia in modo acuto. Quindi è molto limitata la diffusione. Quindi non avrei paura per quanto riguarda la nostra città. Ecco.